Siano lodati Gesù e Maria. Oggi comincia, come ben sappiamo, il mese dedicato a Maria Santissima, il mese di maggio, che abbiamo cominciato celebrando un bel rosario meditato, accompagnati anche dalle raccomandazioni, dalle preghiere del Sommo Pontefice. E il mese di maggio comincia sempre nella memoria liturgica di San Giuseppe Lavoratore, quindi la contemplazione di questa straordinaria figura di santità che è stato il papà putativo di Gesù e lo sposo di Maria, che ha vissuto del lavoro della propria fronte, come ogni essere umano che vive sul pianeta Terra per volontà di Dio deve fare. E è la giornata in cui noi cristiani pensiamo a come dobbiamo santificarci nel lavoro, perché il lavoro non è una cosa distaccata dalla nostra vita di fede, anzi ne è l'espressione, santificarci nel lavoro e santificare il lavoro. Ecco, la lettura che abbiamo letto, l'ultima esortazione, è molto facilmente applicabile al lavoro, no? Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il Signore, non per gli uomini. Qualunque lavoro noi facciamo, noi dobbiamo sempre pensare: se io stessi lavorando per Gesù, stessi facendo una cosa per Lui, o per Maria, se vogliamo, come la farei? Questo vale anche per una casalinga, quando rifà il letto di casa. Cioè, se dovesse dormire Gesù in quel letto, lo faresti bene, no? Quando cucina qualcosa da mangiare, se ci avessi a pranzo Gesù, o la Madonna, tenere pulita la casa, se dovessi ospitare che ti viene a trovare Gesù o la Madonna, come gliela faresti trovare la casa, no? Ma così la stessa per tutte quante le cose, no? Quindi se, ecco, se l'ingegnere che ha fatto il progetto della casa fosse Gesù e viene lui a vedere, caro operaio, se hai fatto bene i dritti i muri, insomma, come li faresti? Se dovesse vederlo Gesù, ma in realtà Gesù le vede e Gesù vorrebbe, anche per la nostra gioia, perché questo renderebbe molto più leggero qualunque lavoro, che noi lo facessimo come se dovessimo presentarlo a Lui. Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il Signore, specialmente il nostro lavoro professionale, intellettuale, d'accordo? Pensate anche a un sacerdote, no? Un sacerdote mica ha detto che qualunque cosa faccia, la faccia come per il Signore, no? Quindi la cura, l'attenzione, la perfezione intesa in senso cristiano, ovviamente, no? Non superomistico o perfezionistico umano, e noi la curiamo perché è come se dovessimo presentare una cosa al nostro Signore, e al nostro Signore abbiamo dato il meglio di noi stessi, no? Un ragazzo che va a scuola e cerca di prendere tutti i 10, come hanno fatto tutti i santi ragazzi, non lo fa perché poi deve vantarsi dinanzi ai compagnucci e a fare il superbo, insomma, quegli insopportabili ragazzini, insomma, che si pensano di sapere tutto loro, no? Ma perché valorizza al massimo i talenti ricevuti. Sto a scuola, io do il meglio di me, d'accordo? Se non ho una grande intelligenza da grande cima, non prenderò 10, prenderò 8, ma l'importante è che ho dato il meglio di me. Questa è l'ultima parte dell'esortazione. Poi ce ne stanno altre due brevi riflessioni da fare. Primo, al di sopra di tutto vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione. Noi non siamo cristiani se al di sopra di tutto non c'è la carità. Il motto episcopale, questo mi piace ricordarlo, mi si perdonerà, di Monsignor Petrocchi, ora cardinale di Santa Romana Chiesa, ante omnia caritas. Io rimasi molto colpito da questo motto. Al di sopra di tutto vi sia la carità. Ogni cosa che noi facciamo, ogni comportamento che noi abbiamo, deve essere sempre espressione di amore soprannaturale a Dio e al prossimo. Se in qualche cosa non possiamo conservare, osservare quest'amore soprannaturale a Dio e al prossimo, meglio non farla. Questo io penso che dovrebbe essere un punto di riflessione per tutti quanti noi. Cioè, lo stile della carità è un'opzione irrinunciabile per noi discepoli di Gesù. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori subito dopo, perché ad essa siete chiamati. Quando è che staremo in pace? Staremo in pace quando vivremo nell'amore. Sta in pace chi ama il Signore e vive nel suo amore. Sta in pace chi ama il prossimo ed è riconciliato con tutti.
non c'ha nemici né persone che ce l'hanno con lui. D'accordo? Perché se qualcuno ce l'ha con lui, si umilia e chiede perdono. D'accordo? E se non mi perdona, sopporto l'odio e l'astio, d'accordo? E magari penso pure che me lo merito. Ma la pace... Non solo la carità e la pace, anzi la pace che è conseguenza della vita nella carità, ma poi tutto quello che fate in parole d'opere, e concludiamo la nostra riflessione, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, tutto in parole ed opere, tutto nel nome del Signore. Quindi, sempre esempi concreti, no? Le cose che dico, si può dire una parolaccia nel nome del Signore? Cioè nel nome del Signore io dico una parolaccia a qualcuno? No, presumo. Si può insultare qualcuno nel nome del Signore? No. Si può strillare nel nome del Signore? No. Si può fare una maldicenza nel nome del Signore? No. Ecco. Si può fare uno sgarbo nel nome del Signore, dare un'occhiataccia, insomma, no? Mandare un accidente, fare un gestaccio, vedete questi gestacci che si fanno nel nome del Signore, che era un'opera, no? No. Ecco. Quindi questi brevi passaggi delle lettere colossesi, i passaggi parenetici delle lettere di San Paolo sono sempre, meditiamoli bene. E la nostra, San Paolo diceva, la vostra condotta fra i pagani sia irreprensibile. Oggi noi viviamo in un mondo che è neopagano. Irreprensibile però, dobbiamo splendere come astri nel mondo. Non è questo qui superomismo o perfezionismo, eh? Noi dobbiamo tendere a queste cose, perché noi possiamo vivere così e dobbiamo vivere così, in forza della santità e della grazia che il Signore ci trasmette, i sacramenti ci comunicano e la Madonna ci ottiene con la sua intercessione, con la sua e quella del suo sposo San Giuseppe. Auguro a tutti, anche in queste circostanze, un santo mese di maggio. È una santa festa di San Giuseppe lavoratore, a cui affidiamo davvero la sua intercessione, anche la situazione di chi sta in difficoltà, perché possa quanto prima riprendere una normalità di vita che consenta a tutti di potersi guadagnare il pane col sudore della propria fronte. Siano lodati Gesù e Maria.